Ieri è arrivata in provincia di Ragusa con tappe previste prima nel comune capoluogo e oggi a Pozzallo la delegazione della conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari comunitari dell'Unione Europea, il COSAC, composta, oltre che da parlamentari provenienti dai vari paesi dell'Unione Europea e da senatori e deputati italiani, anche da presidenti di consigli regionali. La visita, inserita nell'ambito di una missione in Italia finalizzata nell'approfondimento della situazione relativa alla gestione del fenomeno migratorio nel nostro paese, è articolata in due momenti, il primo dei quali ha avuto luogo nei saloni di rappresentanza del Palazzo di Governo a Ragusa, dove la delegazione ha incontrato i soggetti e gli organismi che a vario titolo sono coinvolti nelle attività di assistenza ed accoglienza dei migranti sbarcati nella provincia Iblea. Stamane invece visita all'hotspot di Pozzallo della Commissione Politiche dell'UE presieduta dal senatore Vanino Chiti. Il mio auspicio, ha dichiarato Chiti a conclusione della visita, è che grazie a questa visita all'hotspot di Pozzallo vi sia una maggiore presa di coscienza del fenomeno delle migrazioni, della sua drammatica attualità, della necessità di affrontarlo in chiave europea e con quei valori di solidarietà e difesa dei diritti umani che costituiscono le fondamenta su cui è sorta e può progredire l'Unione. Salvare dalla morte la vita delle persone è un dovere irrinunciabile, afferma ancora Chiti, se non si vuole che l'egoismo privo di ogni solidarietà favorisca un ritorno delle barbarie. Voglio ringraziare le popolazioni della Sicilia. La loro comprensione e l'impegno nell'accoglienza è un esempio per l'Europa e anche per l'Italia. Questa responsabilità, ai ritmi di 200.000 migranti l'anno, non è più sostenibile da una sola nazione. L'accordo di Dublino, che aveva funzionato anni fa, mostra oggi la sua insostenibilità. E finora le decisioni della Commissione per la ricollocazione delle persone aventi diritto all'asilo non hanno avuto piena attuazione, a differenza delle sanzioni che vengono poste per il mancato rispetto dei vincoli di bilancio. La Grecia sta lì a dimostrarlo, è un problema europeo e serve una risposta europea.